Non c'è sound. Sì, c'è sound. Mi sono sentita dal computer, ok. Ah, si sente, perfetto. Beh, buonasera, ciao a tutti e mi vedete, fantastico. Ok. Senti Andrea, ma che faccio? Condivido anche sulla pagina? O condividi tu? Com'è meglio? Non lo so. Forse è meglio se condivido io, giusto? Beh, io intanto sorseggio un po' di vino, eh? No, perché il mio primo live in diretta, questo. Ho usato la diretta forse 2 volte in vita mia. Non è una cosa di cui sono pratica. Ho messo il link nei commenti. Va bene, Andrea, magari lo condivido anch'io, così esce nel feed. Ci sono, eh? Voi intanto connettetevi. Allora. Sì, Andrea, non ti preoccupare, lo so, figurati. No, per questo dicevo, è meglio magari se condivido anch'io, così esce proprio nel feed della pagina. Allora, credo di esserci riuscita. Nel frattempo sorseggiate anche voi, che in Veneto avete il vino buono. Ok, ho condiviso il link anche nella bacheca della mia pagina. Siamo 11, wow, il numero cresce, che bello. Io continuo a temporeggiare ancora qualche minuto, così magari, che ne so, siamo ancora un po' di più. Intanto mi presento perché immagino che i primi amici connessi sono gli amici di Indipendenza Sonora e gli amici veneti. Quindi ciao a tutti, io sono Sofia Brunetta. Ho suonato al Festival Indipendenza Sonora nel 2016 e abbiamo avuto la fortuna di essere accolti in questa deliziosa cittadina Oderzo e di scoprire la zona. E un anno un po' particolare, tra l'altro, era un anno un po' particolare perché avevo terminato tutta la serie di tour di promozione del mio primo disco e avevo anche appena suonato al Sziget Festival, tant'è che ci trovavamo proprio a passare dal Veneto tornando da Budapest. E niente, quindi intanto ringrazio Andrea per avermi invitata. Grazie Andrea, sei sempre molto gentile. E niente, quindi vi presento il mio salotto. Vi presento il mio salotto, quindi il mio divano, la mia pianta, la zamia. Qui ho una postazione, quindi tastiera e pianoforte. Sono molto contenta stasera perché magari vi suono qualcosa al piano acustico.
quindi farò qualcosa di misto. Quindi ecco il mio immancabile mappamondo, che è il viaggio, la mia seconda passione dopo la musica, il mio metronomo, ne ho tanto bisogno. E poi ogni tanto forse vedrete una cosa, un quadrupede peloso che cammina qua e là, che adesso sta dormendo proprio qua giù, non si vede. Quindi vi suonerò qualcosa di misto stasera, vi suonerò 5 pezzi, due forse già li conoscete, non lo so, sono pezzi editi, e altri invece sono in anteprima, in assoluta anteprima, è la prima volta che li suono, sono 3 pezzi del mio prossimo disco che uscirà finalmente dopo 5 anni dal mio primo disco, uscirà a settembre, uscirà Evolver, il mio secondo disco, anticipato da un singolo che uscirà con un videoclip tra poco, a inizio estate, nel mese di giugno. Proprio in questi giorni stiamo progettando il videoclip e vi suonerò il singolo e anche qualcosina in più del disco. Perché? No, non c'è un romano che scrive Egidio, non lo so. E quindi vi suonerò anche qualcosa di inedito, anche per me, insomma, perché è la prima volta che faccio ascoltare alcune delle cose che vi suonerò stasera. Niente, quindi intanto mi sistemo. Faccio Andrea? Comincio o chiacchieriamo ancora un po'? Vabbè, oggi è un giorno un po' particolare per me e non solo per me, per molte persone, amici, conoscenti, qui a Lecce è un giorno molto particolare, ancora di più nel giro dei musicisti perché è venuta a mancare una nostra carissima amica, musicista, cantante, e a causa di una brutta malattia che insomma ce l'ha portata via. Quindi vorrei dedicare quello che suonerò stasera anche a lei, a Agnese. Che faccio, Andrea? Vado? Intanto vi comincio a presentare con molta calma il primo pezzo che si chiama, tra l'altro è proprio uno dei pezzi che ci... il pezzo di stasera, forse, perché l'ho scritto in seguito a una perdita, a una grande perdita, alla perdita di mio fratello. Questo pezzo si chiama When My Heart Is on the Moon, quando il mio cuore è sulla luna, e descrive quello stato d'animo di quel sentirsi persi, impotenti, e sentirsi come se ti avessero preso il cuore e l'avessero portato via lontano da qualche parte. E questa strana sensazione l'ho ricreata così, con questa canzone, la descrivo con questa canzone che si chiama When My Heart Is on the Moon. Grazie.
Scusate, questo è mio padre che niente. Papà, sono 8 persone che ti stanno guardando. chiedo scusa. Che Ma abita allora. nella casa a fianco e nonostante io gli ho detto, papà, ho un concerto live. È arrivato. Parliamo perché forse ho sbagliato io il nome. Non devi dire come fare di non arrivare. E vabbè, se n'è andato.
ecco qui. Questa era When My Heart Is On The Moon. Siamo 13, siamo aumentati un po'. Ciao Virginia. Allora, adesso provo a spostare un po' la camera, perché vi sono qualcosa di qua. E vi suona un pezzo che si chiama Paper Plane to Saigon. Saigon è una città importante, è la capitale, mi sa, del Vietnam. E l'antico, il vecchio nome di una città che oggi si chiama Ho Chi Minh, un'enorme città. E dopo un viaggio in Vietnam sono stata ispirata e ho scritto questa canzone che si chiama Paper Plane to Saigon. Sono un po' logorroica, no? E allora, e poi io ho anche fatto questo qualche anno fa, 3 anni fa, ho fatto anche un video fatto da me sulla musica, su questa canzone, con le immagini più, secondo me, più suggestive di questo viaggio che ho fatto.
Voilà. Paper Plane to Saigon era questa. Se va, andate a vedere su YouTube il video che ho realizzato, fatto da me, girato da me, montato da me. E niente, su questo pezzo, che dovrebbe essere un pezzo spirituale. Io lo sento così. Adesso vorrei invece suonarvi qualcosa di un po' più allegrotto, che è in anteprima assoluta. Il prossimo pezzo si chiama Muddy Road ed è il singolo del mio prossimo disco, il primo singolo che uscirà tra poco, quindi uscirà a giugno. Ed è un pezzo che praticamente è dedicato all'amicizia schietta, all'amicizia pura. All'amicizia che viene in quei momenti in cui hai bisogno di appoggiarti su un amico, a quelle persone che compaiono nella tua vita nei momenti difficili e che poi diventano delle amicizie insostituibili. Quindi Muddy Road è un pezzo per l'amicizia. Get a good grip on the ground. There's a friend you can lean on. Get a good grip on.
Ecco qua, era la prima volta che lo suonavo, eh? Il mio iPhone e lo metto così. Allora, il prossimo pezzo è una ballad. Più che una ballad, secondo me è anche un po' ispirato al gospel. Nonostante non è uno dei miei generi, il gospel, però ha un qualcosa che potrebbe far pensare a un pezzo gospel. Però è un pezzo anche in cui io penso che ognuno potrebbe immedesimarsi perché è un pezzo molto versatile, nel senso che veramente è un pezzo in cui chiunque può immedesimarsi perché parla di come ci siano un sacco di situazioni nella vita comune, che non funzionano come dovrebbero funzionare. C'è tanta gente infelice per varie ragioni, ma nonostante appunto l'infelicità, laddove le cose non vanno come dovrebbero andare, abbiamo sempre dentro di noi un motore, una forza che ci guida, e questa forza e questo motore io l'ho individuato in questa canzone con alcuni elementi della natura, il mare e il vento in particolare. Per questo dico, la mia mente è una vela e il mio cuore è il mare. E questo pezzo si chiama My Mind is a Sail. Quando lo canto penso a una vela nel mare aperto che però sa dove deve andare. Oggi è 8 maggio, quindi è mio fratello che non c'è più e oggi è il suo compleanno. E poi vorrei dedicarlo a Agnese, la mia amica Agnese che oggi è andata via, ci ha lasciati. Ed era una cantante, era un'artista molto amata. Agnese Perugli, quindi ti saluto con questo pezzo, Agnese. Close, but they're two different words.
sono molto contenta di poter fare un concerto con un pianoforte, con un pianoforte vero. Ed è per questo che vi saluto. Quindi l'ultimo pezzo è un pezzo che solitamente suono con le basi e tutto, ma oggi lo faccio in acustico, voce e pianoforte. Ed è un pezzo che è uno dei miei preferiti. E molta gente l'ha amato, devo dire, questo pezzo. Si chiama Arthur and I. Ed è il primo singolo del mio primo disco, quindi è stato il mio primo videoclip in assoluto, uscito nel 2015. Quindi. Andrea Pizzinat. A quelle 6, 7, 10, 13, 15 persone che hanno avuto il desiderio di seguire un po' questo piccolo live. E grazie a tutti, questa è Arthur and I. Play with the waves.
Grazie a tutti. Io vi saluto, Sofia Brunetta dal salotto di casa. Grazie Andrea, grazie Indipendenza Sonora, grazie a chi ha partecipato a questo live. Spero che ce ne saranno altri insieme, altri live. Ricordate, giugno esce il mio primo singolo del nuovo disco, Muddy Road, a metà giugno. E un bacio a tutti, un abbraccio.